Ciao e benvenuti. Con questo video voglio inaugurare una breve serie dedicata ai grandi viaggiatori del passato, personaggi più o meno famosi, più o meno celebrati. L'unico punto in comune è che i loro grandi viaggi ci hanno aiutato a capire meglio il mondo in cui viviamo. Non voglio però idolatrarli o metterli su un piedistallo. Erano esseri umani, come tutti noi. Avevano grandi pregi, ma anche i loro difetti. Cercherò di raccontare il loro lato umano, senza dimenticare tutte quelle persone che li hanno accompagnati nelle loro avventure e li hanno aiutati a realizzare le loro imprese. Facciamo un viaggio nel passato. Immaginiamo com'era il mondo nei primi decenni del Settecento. Dopo Cristoforo Colombo, dopo Vasco da Gama e Magellano, dopo le grandi esplorazioni del XVI e XVII secolo, qualcosa iniziava a cambiare. Gli equilibri politici si stavano spostando. I grandi imperi di oltremare di Spagna e Portogallo erano ammirati e invidiati da altre nazioni europee, come l'Olanda, la Francia e l'Inghilterra, che ambivano a espandere i propri domini e a fondare nuove colonie. L'Inghilterra, nel tempo, sarebbe stata la protagonista assoluta di questa nuova ondata del colonialismo europeo. L'impero britannico doveva confrontarsi con l'instabilità delle sue 13 colonie in Nord America. Queste si sarebbero ribellate, dando origine a quella che sarebbe diventata la nazione più potente e ricca del mondo moderno. La spartizione dell'Africa, invece, sarebbe arrivata solo nell'Ottocento, sfruttando tecnologie avanzate che avrebbero consentito rapide conquiste. Ma il mondo non era del tutto esplorato. C'erano ancora vasti lembi di oceano che non erano mai stati percorsi da navi europee. C'era ancora il mistero di un grande continente, la Terra Australis, che doveva essere presente all'estremo sud del pianeta. Si pensava che le sue grandi dimensioni equilibrassero in qualche modo il peso delle masse continentali dell'emisfero nord, ma nessuno aveva mai dimostrato la sua esistenza, nessuno aveva mai avvistato le sue coste. E quell'immensa distesa d'acqua dell'Oceano Pacifico? C'erano ancora terre da scoprire? C'erano nuovi mondi da colonizzare? Cominciavano a non esistere più terre sconosciute. Stavano scomparendo gli ultimi spazi grigi sulle mappe. La storia di questo viaggiatore è il racconto di un'esplorazione che si spinse fino ai limiti più remoti del globo, di un mondo che non era più misterioso e che sarebbe per sempre cambiato dopo il suo passaggio. Non avevamo quasi nessuna speranza di salvare la nave. Altrettanto piccola era la speranza di salvarci la vita, dato che ci trovavamo a 10 buone leghe dalla terra più vicina e le imbarcazioni non erano sufficienti per trasportarci tutti. Eppure, in questa situazione veramente terribile, non ci fu un solo uomo che evitò di fare il massimo sforzo e tutti dimostrarono una calma straordinaria, come se nessun pericolo ci minacciasse. Tutti i pericoli ai quali eravamo sfuggiti fino a quel punto erano ben poca cosa in confronto all'essere scagliati su quegli scogli, dove la nave sarebbe saltata in pezzi in un momento. Una scogliera come quella di cui si parla qui è quasi sconosciuta in Europa. Si tratta di un muro di roccia corallina che si erge quasi perpendicolare dall'insondabile fondo dell'oceano. Durante l'alta marea è coperto da 7 o 8 piedi d'acqua, mentre affiora in certi punti durante la bassa marea. Le grandi onde del vasto oceano, incontrando una resistenza così improvvisa, si accrescono, diventano giganti e terribili e si frangono, alte come montagne. I tre lunghi viaggi intorno al mondo del capitano James Cook sono stati un punto di svolta nella storia dell'esplorazione.
Le scoperte compiute durante questi viaggi hanno permesso di mappare grandi aree del nostro pianeta, ai tempi sconosciute agli europei. E alcuni importanti progressi nella scienza e nella tecnologia delle esplorazioni marine sono avvenuti proprio grazie alle spedizioni di Cook. Cook non era uno scienziato, ma venne affiancato nei suoi viaggi da naturalisti e studiosi che con il loro lavoro resero ancora più memorabile il contributo scientifico di queste spedizioni. Tra questi c'erano Joseph Banks, destinato a diventare uno dei più potenti scienziati del suo tempo, il tedesco Georg Forster, che fu il narratore del secondo viaggio, e lo svedese Daniel Solander, uno dei famosi apostoli di Linneo, che il celebre scienziato spedì ai quattro angoli del globo per studiare la natura al posto suo. Ed ebbe le sue buone ragioni, visto che non tutti tornarono a casa. Cook aveva una grande forza d'animo, una disciplina ferrea e una capacità di comando che gli permise di evitare insubordinazioni negli equipaggi. Questo talento gli consentì, nonostante le umili origini, di fare carriera fino ad arrivare ai più alti gradi di comando della Marina Britannica. Fu uno dei primi comandanti della Royal Navy a prevenire i rischi dello scorbuto, malattia che colpiva i marinai nei lunghi viaggi, imponendo ai suoi uomini una dieta piena di alimenti ricchi di vitamine come crauti e agrumi. Cook era un abile diplomatico, cosa che gli consentiva di gestire i contatti con popoli nativi che non avevano mai visto degli uomini bianchi, evitando il più delle volte scontri e violenze. Ma, come vedremo, non fu sempre così. Ai tempi, le potenze militari europee inviavano spedizioni in giro per il mondo per rivendicare il possesso delle terre appena scoperte. La Marina Britannica era, con ogni probabilità, la più forte e meglio organizzata, e Cook il suo capitano più capace. Inoltre, il suo talento come cartografo lo rese l'uomo più adatto a cui affidare il comando di spedizioni in terre inesplorate. Alcune sue mappature del fiume San Lorenzo in Canada furono talmente precise e dettagliate da restare in vigore fino al XX secolo. Cook nacque nel 1728 in un villaggio dello Yorkshire, in Inghilterra. Era figlio di un contadino analfabeta. Studiò fino ai 12 anni e poi iniziò a lavorare nella cittadina costiera di Whitby e a interessarsi della vita in mare. A 21 anni iniziò a lavorare come marinaio su una nave carboniera. A 27 si arruolò nella Marina Militare inglese. Si mise subito in mostra e fece rapidamente carriera. Venne coinvolto nella sanguinosa Guerra dei Sette Anni, combattuta contro un'alleanza guidata dalla Francia, che portò alla nascita del Canada e alla vittoria definitiva dell'Inghilterra. Cook, per certi versi, era l'uomo giusto al momento giusto, un talentuoso capitano al servizio della nazione che più di ogni altra era destinata a dominare sui mari del mondo. La sua abilità nel disegnare mappe precise e che permettevano una navigazione sicura lo rese ancora più prezioso per il suo paese. Gli permise, tra l'altro, di essere il responsabile della mappatura dell'isola di Terranova. Terminato questo lavoro, Cook scrisse come intendesse andare non soltanto al di là di dove chiunque è andato prima, ma fin dove è possibile per un uomo andare. Ben prima dei 40 anni, Cook era un uomo di mare conosciuto e rispettato. E questa sua fama gli permise di farsi assegnare l'incarico del primo dei suoi tre grandi viaggi intorno al mondo. Il primo viaggio fu tra il 1768 e il 1771, il secondo tra il 1772 e il 1775 e il terzo tra il 1776 e il 1780. Il terzo viaggio si interruppe bruscamente per il capitano nel 1779, quando venne ucciso su una spiaggia delle Hawaii. Delle tre spedizioni che condussero Cook in quasi ogni angolo degli oceani del globo, la prima aveva un obiettivo particolarmente affascinante. A bordo dell'Endeavour, una nave da carbone, il tipo di vascello che conosceva meglio, che era stata tramutata in brigantino, Cook e il suo equipaggio si diressero verso l'emisfero australe per osservare il transito di Venere davanti al Sole, che sarebbe avvenuto nel giugno 1769. La spedizione partì da Plymouth nell'agosto 1768, attraverso l'Atlantico, fece tappa a Rio de Janeiro, per poi dirigersi verso Capo Horn. Per arrivare nell'Oceano Pacifico esistevano due possibilità. Si poteva percorrere lo Stretto di Magellano, uno stretto passaggio tra il continente e la Terra del Fuoco, che era la soluzione più sicura. Oppure affrontare il canale di Drake, che separa Capo Horn dall'Antartide. Cook scelse la seconda soluzione, anche se era la più rischiosa. Il mare era spesso in burrasca e non era difficile incrociare degli iceberg. Era però la strada più rapida, perché si evitavano gli stretti passaggi dello Stretto di Magellano. Alla fine, la scelta di Cook si rivelò azzeccata. L'Endeavour attraversò lo stretto di La Mer,
tra la Terra del Fuoco e la piccola isola degli Stati e arrivò nel Pacifico, diretto verso la Polinesia. Raggiunse Tahiti in tempo per osservare il transito di Venere. Ma per quale motivo era così importante questa osservazione? Per capirlo ho chiesto lumi a un esperto, astronomo all'osservatorio di Genova Righi. Perché era così importante nel 1700 osservare il transito di Venere davanti al Sole? È una bella e lunga storia che io proverò un po' a riassumere adesso. Tutto inizia, diciamo, nel 1600, inizia con un grande dell'astronomia, inizia con Keplero. Keplero si rende conto che è possibile calcolare i transiti di Mercurio e di Venere davanti al Sole. E, a proposito di Venere, calcola anche quando questi sono osservabili. I transiti di Venere sul Sole sono un fenomeno particolarissimo, per tanti motivi. Primo fra i quali che l'orbita di Venere è inclinata di un po' più di 3 gradi rispetto all'orbita della Terra, e quindi, anche se Venere periodicamente si trova dalla stessa parte del Sole rispetto alla Terra, questa inclinazione fa sì che non sempre Venere ci passi davanti, anzi, tutt'altro. I transiti di Venere, pensate che avvengono a cicli. Sostanzialmente l'intervallo fra un transito e l'altro può essere di 8 anni o di 121 anni e mezzo o di 105 anni e mezzo. C'è una periodicità strana, praticamente 4 transiti in 243 anni, però con questa stranissima periodicità. Un po' di date magari vi renderanno più chiara la cosa. Transito calcolato da Keplero 1631-1639. Poi successivi transiti 1761-1769 e poi così via. Insomma. Quindi sono fenomeni rari, relativamente rari, e erano molto importanti perché? Perché permettevano di farsi un'idea delle dimensioni del sistema solare, anzi un'idea anche precisa. Halley aveva calcolato che grazie ai transiti di Venere si sarebbe potuta determinare la distanza Terra-Sole con un'indeterminazione di una parte su 500, cosa che per l'epoca era straordinaria. Qual è il principio? Il principio è: osserviamo il transito di Venere da due parti diverse della superficie terrestre. Noi conosciamo, dobbiamo conoscere, la distanza che separa queste due località, meglio se sono sullo stesso parallelo. Ebbene, da due località così lontane, ecco che il transito di Venere si vede in modo differente. Venere transita in luoghi diversi del Sole e percorre una traiettoria diversa. Allora, a questo punto, sfruttando un po' di trigonometria, la legge dei triangoli simili, e normalizzando a 1 la distanza Terra-Sole, che era sconosciuta ed era quella che si voleva appunto calcolare, sapere, cioè io dico che la distanza Terra-Sole, quella che poi è diventata l'unità astronomica, vale 1. Conosco la distanza che separa le due località che ho dalla Terra, posso vedere le traiettorie diverse di Venere sul Sole da queste due località, quindi posso misurare degli angoli, a quel punto il gioco è fatto, perché ho la distanza Terra-Venere in questo modo, in percentuale sulla distanza Terra-Sole. Ebbene, quindi era importantissimo dal punto di vista scientifico. Vi dicevo prima che Keplero comincia questa lunga storia e prevede i transiti di Venere del 1631 e del 1639. Nel 1631 nessuno riesce a osservarli. Ci prova Gassendi, un astronomo francese molto famoso, che l'anno prima riesce a vedere il transito di Mercurio sul Sole, calcolato dallo stesso Keplero. Era il novembre del 1631, tutto entusiasta, il mese dopo ci riprova con Venere, ma quel transito di Venere non è visibile da Parigi, allora non lo si sapeva, era visibile, è avvenuto, ma era visibile da un'altra parte della Terra. E quindi bisogna aspettare 8 anni, 1639. Horrocks, un inglese, un giovanissimo astronomo inglese, che pensate era domenica e serve a messa,
fugge praticamente dalla funzione religiosa per osservare il transito di Venere ed è il primo uomo della storia ad avere una testimonianza certa dell'osservazione di un transito di Venere. Ovviamente queste osservazioni, seppur documentate, non sono di qualità assolutamente che possa servire allo scopo che Halley capisce che possono servire a misurare la distanza nel sistema solare. E quindi bisogna andare ai transiti di Venere del 1700. E qui c'è tutta una serie di spedizioni, in particolare delle due superpotenze dell'epoca, Francia e Inghilterra, che hanno anche la guerra dei sette anni da disbrigare fra di loro. E allora nel 1761 partono una serie di spedizioni francesi, in particolare due sono importanti da raccontare, di Chappe, che va nel nord, che va in Siberia, e che inizialmente viene scambiato per una presenza funesta, malvagia, perché lui arriva e il torrente della località dove si è insediato straripa, quindi insomma Chappe viene un po' scambiato per un portarogna, diciamolo, e quindi la gente è diffidente nei suoi confronti, ma lui riesce da solo nella località in cui aveva trovato appunto una sistemazione, riesce a fare delle osservazioni abbastanza accurate. L'altra spedizione fantastica, Le Gentil, che è passato alla storia come l'astronomo più sfigato, se mi passate il termine, della storia, per questo motivo, perché lui si imbarca, deve andare a Pondicherry, che allora era in India, ma era francese. Durante la navigazione succedono un po' di cose che adesso non ricordo neanche con grande dettaglio, però credo che vengano assaltati da navi inglesi, c'era appunto la guerra. Pondicherry nel frattempo passa di bandiera, viene conquistata dagli inglesi, quindi mentre loro stanno arrivando devono cambiare rotta, devono tornare al porto di partenza. Insomma, il transito avviene con Le Gentil che lo vede, ma dalla nave, e da una nave vi lascio immaginare quale precisione ci possa essere, con che girovolio e quant'altro. Insomma, lui pare che si accorga che Venere passi sul Sole, ma non può fare misure. Cosa fa? Decide di aspettare 8 anni. Allora, andare avanti e indietro era complicatissimo e quindi lui dice, ok, è il giugno del 1761, aspetto 8 anni. E 8 anni dopo lui propone di andare a Manila a osservare il fenomeno, ma Lalande, che è un grandissimo astronomo francese, gli suggerisce di puntare di nuovo su Pondicherry. Lui arriva a Pondicherry, mi sembra che arrivi in aprile-maggio, sono 2 mesi di tempo stupendo, tranne la mattina del transito, che è tutto nuvolo. E le nuvole se ne vanno 2 ore dopo il transito. E quindi Le Chantilly non vede assolutamente nulla e ha impiegato così tanti anni della propria vita, passando alla storia come appunto l'astronomo più sfortunato, anche perché poi al ritorno gliene capitano di tutti i colori, la famiglia lo aveva dato per morto, si erano sparditi l'eredità, insomma una storia incredibile che fotografa un po' anche la situazione dell'epoca, no? Per noi oggi sono cose che sembrano veramente racconti da un altro tempo, come in effetti è. Gli inglesi, agli inglesi va decisamente meglio, in particolare la missione di James Cook a Tahiti. James Cook viene mandato a Tahiti anche un po' con questo pretesto, forse, no, di osservare il transito di Venere. E ci sono astronomi a bordo dell'osservatorio di Greenwich, c'è cioè Green in particolare. Ebbene, l'osservazione riesce, è anche abbastanza accurata, anche se ci sono dei problemi, perché ad esempio la macchia di Venere, il disco di Venere, quando passa sul bordo del Sole si allunga, diventa una sorta di goccia, il fenomeno della goccia nera viene detto, e questo rende molto difficile misure di precisione. L'osservazione avviene tranquillamente, ma se noi dobbiamo misurare precisamente il tempo di transito di questo dischetto sul disco del Sole, ecco che dobbiamo avere una netta percezione di quando Venere entra nel disco del Sole e quando ne esce. E, insomma, con questo fenomeno le cose non sono così chiare. Quindi comunque le misure vengono fatte, anche questa missione al ritorno ha tutta una serie di vicissitudini, sbarca a Batavia, credo che in quella occasione
Cook scopra anche le Royal Island, cioè le isole della Royal Society, che vengono intitolate appunto per l'occasione questa importante organizzazione britannica. Ebbene, sbarca a Batavia e cosa succede? Succede che nel rifornimento di acqua probabilmente malsana, non salubre, succede un'infezione devastante, muoiono tantissimi membri dell'equipaggio di Cook, fra cui l'astronomo Green. Non vi ho raccontato che cosa succede a Chappe, l'astronomo che era andato al francese, che era andato invece al nord e che era riuscito a osservare il transito del 1761. Nel 1769 viene mandato in California. California, che è una terra ancora molto selvaggia all'epoca. Ebbene, lì c'è un'epidemia. Un'epidemia probabilmente di tifo. Non ha tempo per programmare un'altra location, diremmo oggi, e allora decide di correre il rischio fidandosi della robustezza del suo equipaggio. Anche lì l'epidemia fa una strage, compreso lo stesso Chappe, che riesce a osservare il fenomeno, lo descrive molto accuratamente, anzi sono forse tra i dati migliori dell'epoca, assieme anche alle spedizioni austriache di quell'epoca. Ebbene, su questi dati, sulla base di questi dati, la distanza Terra-Sole viene stimata grosso modo fra i 145 e i 155 milioni di chilometri. Insomma, ci si avvicina abbastanza alla quella che oggi è considerata il valore corretto, circa 149,6 milioni di chilometri. Non ci si avvicina ancora con la precisione sperata da Halley, che di fatto verrà raggiunta poi nel Novecento, sempre con Venere, ma sfruttando un radiotelescopio, cioè le emissioni radio su Venere, che riusciranno a determinare con la precisione desiderata la distanza e le dimensioni dell'universo. Questa epopea comunque è, come dire, un esempio di quanto l'ingegno umano possa progettare metodi che poi vengono messi alla prova, vengono testati con la realtà, e di quanto anche l'impegno, la dedizione, la caparbietà possano in qualche modo fronteggiare le vicissitudini che ovviamente ogni epoca ha le sue. Quelle di allora erano dovute alla difficoltà di viaggiare, al fatto che appunto non si conoscevano esattamente le coordinate dei luoghi dove si andava, e tutt'altro, non ultimo il problema dello scorbuto, che proprio Cook, no, contribuisce a risolvere imbarcando la frutta fresca e i famosi crauti di Cook, con cui appunto il suo equipaggio riesce almeno a non affrontare o comunque a contenere questa, che era un gravissimo problema che oggi ci fa sorridere, ma allora assolutamente non era così. E anche le vicende di Chappe e di Le Gentil, che noi oggi raccontiamo in modo romanzato e ridendoci, scherzandoci sopra, in realtà devono sottintendere un grande rispetto per questi uomini che hanno sacrificato la loro vita per raggiungere un obiettivo che era così importante per l'epoca e per raggiungere il quale hanno messo a repentaglio la loro stessa esistenza o il loro patrimonio. Le ricerche di Cook si orientarono principalmente verso la geografia e la mappatura delle terre australi. Cook realizzò molte carte di quelle che lui stesso chiamò isole della società. Cook circumnavigò e descrisse con cura le coste della Nuova Zelanda. Fu anche uno dei primi occidentali a osservare la grande barriera corallina australiana. La osservò talmente da vicino che l'Endeavour vi si schiantò contro, rischiando seriamente di affondare. Cook scoprì Botany Bay, ossia la baia della botanica, così chiamata per la bellissima vegetazione. Oggi vi sorge Sydney, la città più grande dell'intera Oceania. Sempre a Botany Bay, gli uomini dell'Endeavour videro per la prima volta gli aborigeni australiani, anche se non ebbero contatti diretti con loro. Ma quindi, Cook scoprì l'Australia e la Nuova Zelanda? Non esattamente. Per quanto riguarda la Nuova Zelanda, Cook prese possesso di queste terre in nome della corona britannica oltre un secolo dopo il primo avvistamento. Cook era alla ricerca della leggendaria Terra Australis, su ordini dell'ammiragliato. Con l'aiuto di un tahitiano di nome Tupaia, che aveva un'approfondita conoscenza della geografia del Pacifico,
Cook raggiunse la Nuova Zelanda il 6 ottobre 1769. Il suo equipaggio fu così il secondo gruppo di europei a riuscire nell'impresa già compiuta da Abel Tasman più di un secolo prima, nel 1642. Cook dichiarò il possesso dell'isola del Nord nel 1769 e di quella del Sud l'anno successivo. Cook e il suo equipaggio entrarono in contatto con i Maori, ma i primi incontri furono tutt'altro che amichevoli. Un capo locale, Te Maro, fu ucciso con un colpo di moschetto da uno degli uomini di Cook. Molto probabilmente i locali stavano brandendo le loro lance per una sfida cerimoniale, un semplice rito, ma gli europei credettero di essere sotto attacco e risposero col fuoco. Per iniziare i primi dialoghi con i locali, Cook dovette sfruttare l'intercessione di Tupaia. Ancora adesso, parte della comunità Maori definisce Cook un barbaro e si oppone alla celebrazione delle sue imprese. Il 22 gennaio 1770, Cook scalò una vetta sull'isola di Arapaua e identificò e battezzò lo stretto col suo nome. Lo stretto di Cook separa l'isola del Nord dall'isola del Sud. Tasman non lo aveva avvistato, per quanto ne avesse intuito l'esistenza. La scoperta fu cruciale. Dimostrava infatti che la Nuova Zelanda era un arcipelago e non faceva parte del leggendario continente meridionale tanto cercato. Anche per l'Australia, la sua identificazione come quell'immensa isola che effettivamente è, non avvenne in poco tempo. La costa occidentale australiana fu scoperta nel 1606 dall'olandese Willem Janszoon e successivamente fu chiamata Nuova Olanda dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Nel 1770 Cook esplorò la costa orientale dell'Australia durante il suo viaggio verso l'Oceano Pacifico Meridionale e la chiamò New South Wales, Nuovo Galles del Sud. Anche l'Australia era destinata a una rapida occupazione da parte degli inglesi. Nei decenni successivi sarebbero arrivati colonizzatori, milioni di pecore e tanti altri animali importati, che, peraltro, avrebbero segnato il declino e la scomparsa di molte specie locali. E, non di meno, arrivarono tantissimi galeotti. L'Oceania avrebbe assolto il nuovo, scomodo ruolo di immensa colonia penale. Nell'ottobre 1770 l'Endeavour arrivò al porto di Batavia, più o meno in corrispondenza dell'attuale Giacarta nelle Indie orientali olandesi. Cook ordinò al suo equipaggio di mantenere il segreto riguardo le nuove terre che avevano appena scoperto. Nascose anche tutti i diari di bordo per evitare che venissero letti da occhi indiscreti. Alcune scoperte o annotazioni, come la presunta scoperta dello stretto di Bass che separa la Tasmania dall'Australia, vennero nascoste con indovinelli e indicazioni false. Durante questa sosta morirono per varie malattie, come malaria e dissenteria, la guida tahitiana Tupaia, il segretario finlandese Herman Spöring, l'astronomo Charles Green, che aveva contribuito a osservare il transito di Venere, e il giovanissimo illustratore Sidney Parkinson. L'Endeavour lasciò Batavia il 26 dicembre, doppiò Capo di Buona Speranza il 13 marzo 1771 e arrivò al porto di Deal, in Inghilterra, il 12 luglio, dopo un viaggio di circa 3 anni. Al ritorno da questa straordinaria avventura, il pubblico inglese iniziò a interessarsi a Cook e alle sue imprese. Lord Sandwich ingaggiò il saggista John Hawkesworth per pubblicare un resoconto del viaggio intorno al mondo. Ma lo scrittore non fece un buon lavoro. Mescolò insieme i resoconti di Cook e di Banks con sue licenze narrative. E così pubblico e critica, non capendo quale fosse la voce narrante, stroncarono il lavoro. Di lì in avanti sarebbe stato il capitano stesso a pubblicare i suoi diari, e con ben altro successo. Ma il capitano, nella sua breve permanenza in patria, si interessò di altre cose. Era pronto per ripartire. Con il suo primo viaggio, Cook, circumnavigando la Nuova Zelanda, aveva dimostrato che questa non era collegata a nessuna più grande massa di terra a sud, ed aveva disegnato anche buona parte della costa orientale dell'Australia. Ma il grande continente meridionale non era stato ancora cancellato dalle mappe. Si pensava che dovesse trovarsi ancora più a sud. Il secondo viaggio di James Cook si svolse tra il 1772 e il 1775. Fu organizzato per circumnavigare il mondo alla latitudine più meridionale possibile per stabilire una volta per tutte se esistesse o meno una qualche grande massa continentale meridionale. Se nella prima spedizione Cook, circumnavigando la Nuova Zelanda, dimostrò che questa non facesse parte di questo ipotetico continente australe, con il suo secondo viaggio il capitano si spinse talmente a sud da dimostrare definitivamente che la Terra Australis non esistesse, o perlomeno che non avesse quelle dimensioni maestose immaginate sin dall'antichità. Cook fece 2 tentativi per raggiungere la Terra Australis. Il primo nell'Oceano Indiano, puntando a sud-est del Capo di Buona Speranza,
fino a superare il circolo polare antartico. Fu il primo europeo a riuscire nell'impresa. Il secondo tentativo avvenne nel Pacifico, dove raggiunse il punto più meridionale dell'intero viaggio. Ma a un certo punto era impossibile proseguire. In entrambi i tentativi, Cook e il suo equipaggio si ritrovarono dinanzi a un'immensa distesa di ghiaccio, apparentemente senza fine. Dovettero rinunciare a spingersi oltre, ma quanto avevano osservato era sufficiente. Solo molti anni dopo, nel 1814, l'esploratore inglese Matthew Flinders, nel suo libro A Voyage to Terra Australis, chiamò l'unica terra australe conosciuta col nome di Australia. Grazie al successo del libro, il termine prese piede e non venne più abbandonato. Ma, in effetti, nell'estremo sud si trovava davvero un continente. Cook stesso immaginò l'esistenza di una terra antartica, nascosta oltre la banchisa polare. Ma era molto, molto più a sud. E così i primi avvistamenti dell'Antartide avvennero soltanto nel 1820, a distanza di 3 giorni. Il 27 gennaio 1820 il capitano russo Fabian von Bellingshausen avvistò molto probabilmente quella che oggi chiamiamo la Terra della Regina Maud. Il 30 invece il britannico Edward Bransfield avvistò le coste della penisola antartica. Nel corso del suo secondo viaggio, Cook fece tappa su numerose isole disseminate nei mari del sud, ad esempio l'isola di Pasqua, le isole Marchesi, Tahiti, le isole della Società, la Nuova Caledonia. Poi, ritornando verso casa, Cook attraversò il canale di Drake in senso opposto rispetto al primo viaggio, ma non si diresse subito a nord. Proseguì nell'Atlantico meridionale, scoprendo in questo modo le isole Sandwich meridionali e la Georgia del Sud. Le provviste però iniziarono a scarseggiare e così decise di puntare la prua verso nord e dirigersi finalmente verso casa. In questo viaggio l'astronomo William Wales utilizzò uno strumento rivoluzionario per i tempi, il cronometro marino Larkum Kendall K1, che venne usato dallo scienziato per calcolare la longitudine. Ai tempi la latitudine era più facile da determinare. Bastava osservare l'angolazione del Sole o di una stella sopra l'orizzonte, con strumenti quali il quadrante di Davis. La longitudine invece si era rivelata un enigma per lungo tempo, finché non vennero introdotti cronometri sempre più precisi, come il celebre H4 di John Harrison, di cui il K1 utilizzato da Cook era la replica. Per misurare la longitudine in alto mare bisognava conoscere l'ora esatta a bordo della nave in un dato momento, ma anche che ora fosse in quello stesso momento nel porto di partenza o in un altro luogo di cui si conoscesse la longitudine. Le ore segnate dai due orologi utilizzati rendevano possibile trasformare la differenza di tempo in distanza geografica. La longitudine infatti varia col tempo, 15 gradi ogni ora oppure un grado ogni 4 minuti. Grazie alla grande accuratezza degli strumenti di bordo, Cook fu in grado di mappare con grande precisione le isole del Pacifico che visitò. Nel frattempo, i diari di bordo delle spedizioni di Cook erano stati trascritti e pubblicati, ottenendo un enorme successo di pubblico, a differenza di quanto avvenuto dopo il primo viaggio. Il capitano cominciava a diventare una sorta di personaggio leggendario, un eroe della scienza e dell'esplorazione. Ma dopo una breve permanenza in patria, era già tempo per Cook di ripartire ed esplorare ancora il mondo. La motivazione ufficiale per il terzo e ultimo viaggio fu la necessità di riportare in patria Omai, un giovane dell'isola del Pacifico di Raiatea che aveva seguito Cook nel suo secondo viaggio. Omai era un giovane di sangue reale che era diventato un'autentica celebrità in Inghilterra. Era stato introdotto al re Giorgio III, era stato invitato a incontri della Royal Society e conobbe molte personalità di spicco dell'epoca, come l'ammiraglio e diplomatico Lord Sandwich, nonché inventore del panino, o lo scrittore e poeta Samuel Johnson. Omai era apprezzato per i suoi modi schietti e per il suo aspetto esotico e venne rappresentato da alcuni celebri pittori dell'epoca. Ma il suo rientro in patria era solo un pretesto. In realtà, come era già successo in passato, gli interessi della Marina Britannica erano ben altri. Il suo più valido e celebre capitano di nave avrebbe guidato una spedizione questa volta verso i mari del nord, per scoprire l'esistenza del leggendario passaggio a nord-ovest, ossia una rotta per mare in grado di collegare l'Atlantico con il Pacifico, passando attraverso l'arcipelago canadese e i freddi mari del Mar Glaciale Artico. La nuova spedizione fu composta dalla Resolution, comandata da Cook, e dalla Discovery, comandata da Charles Clerk. Salparono da Plymouth nel 1776 e viaggiarono verso Città del Capo attraverso Tenerife per fare poi rotta verso la Nuova Zelanda. Omai fu riportato a casa con successo.
Le navi a questo punto fecero rotta verso nord. Per la prima volta nella storia, degli europei misero piede sulle isole Hawaii e poi si diressero verso la costa del Pacifico del Nord America. La spedizione entrò in contatto con diverse popolazioni di indiani e visitò le isole Aleutine, dove i russi avevano creato delle basi per il commercio delle pellicce. I due comandanti tracciarono la costa occidentale del continente e attraversarono lo stretto di Bering. Il viaggio non fu semplice. C'erano continue tempeste e anche le coste apparivano ben poco ospitali. Attraversarono lo stretto che separa l'America dall'Asia, scoperto dal navigatore Vitus Bering 50 anni prima e da cui prese il nome. Il 18 agosto del 1778, Cook e Clerke raggiunsero il limite settentrionale della loro missione, quando furono fermati dai ghiacci e non poterono proseguire in nessuna direzione se non di nuovo a sud. Le navi abbandonarono il mare Artico, ritornarono nel Pacifico e attraccarono brevemente alle isole Aleutine, prima di dirigersi nuovamente verso le Hawaii per trascorrere l'inverno. Cook non si era dato per vinto, era intenzionato a riprovarci l'estate successiva. Dopo un certo periodo, durante il quale Cook e i suoi uomini ebbero un'accoglienza calorosa da parte degli hawaiani, le cose cambiarono. Cook e il suo equipaggio ripartirono per continuare con le loro esplorazioni, ma ben presto furono costretti a ritornare a causa di danni alla nave, che dovevano essere riparati al più presto. In questo secondo caso, i rapporti tra europei e hawaiani furono molto più tesi. Detto in breve, in uno scontro sulla spiaggia con un gruppo di hawaiani, Cook venne pugnalato e ucciso. Ma questa è l'unica certezza che abbiamo sulla morte del navigatore. Per il resto regna il dubbio, e anche in tempi recenti si è discusso molto su cosa sia realmente successo su quella spiaggia, il 14 febbraio del 1779. La maggior parte dei resoconti dell'epoca, dati soprattutto dai diari tenuti dai marinai inglesi, raccontano di una scena caotica in cui lo stesso Cook sparò dei colpi, forse uccidendo uno o più indigeni. Stando ai diari di John Ledyard, l'unico americano a bordo della nave di Cook, durante il primo passaggio alle Hawaii ci fu un evento che creò le prime forti tensioni. Cook chiese infatti ai locali di scambiare il legno utilizzato per recintare un luogo sacro, probabilmente un cimitero o un tempio, in cambio di un paio di accette. Quando i capi locali, offesi, rifiutarono, Cook ordinò comunque ai suoi uomini di raccogliere il legno e caricarlo sulla nave. La situazione precipitò pochi giorni dopo, quando gli inglesi ritornarono alle Hawaii per le riparazioni necessarie. Una scialuppa della nave di Cook era stata trafugata dai locali, e per recuperarla il capitano provò a rapire un capo locale, Kalaniopu, tentando con l'inganno di farlo salire sulla sua nave. Inizialmente il capo accettò di andare a bordo, ma una delle sue mogli intuì che qualcosa non quadrava e gli chiese di fermarsi. Inizialmente Kalaniopu la ignorò, ma, sentite le discussioni, cominciò a formarsi un drappello di isolani che seguirono il capo che si stava dirigendo verso la nave degli inglesi. Alla fine, giunti sulla spiaggia, Kalaniopu intuì che le intenzioni degli europei non erano amichevoli e si sedette, rifiutando di proseguire. Cook e i suoi compagni si trovarono circondati da nativi e la tensione iniziò a salire. Un altro capo, Kanaina, si scagliò su Cook, che rispose colpendolo con il lato piatto della sua spada. Secondo alcune fonti, Kanaina spinse Cook. Secondo altre, lo colpì con una mazza locale chiamata Leiomano, ricoperta di denti di squalo. Qualunque fosse la causa, Cook cadde sulla sabbia e Nua, l'assistente personale di Kalaniopu, si lanciò su Cook e lo accoltellò alla schiena, uccidendolo. Nella rissa che seguì morirono altre persone, compresi alcuni marinai di Cook. In seguito, i resti di Cook furono trafugati dagli hawaiani e trattati secondo i loro riti funebri, ma alcuni vennero in seguito restituiti per essere poi dispersi in mare dal suo equipaggio. Il comando della spedizione a quel punto fu assunto da Clerke, che si diresse di nuovo verso lo stretto di Bering e cercò ancora, senza successo, di trovare il passaggio a nord-ovest, prima di morire di tubercolosi nei mari del nord, pochi mesi dopo. Sotto il comando di John Gore, gli equipaggi ritornarono tristemente a Londra l'anno successivo, nell'ottobre 1780. E questo è, a grandi linee, tutto quello che sappiamo sulla morte di uno dei più grandi navigatori della storia. È importante però ricordarsi che quando si raccontano queste storie si parla comunque di imperialismo e di terre che, un po' per volta, sono entrate tutte a far parte del dominio europeo. James Cook non ha scoperto le Hawaii, è stato il primo europeo a raggiungerle. Sono sfumature, certo, ma è bene sottolinearle. Bisogna contestualizzare, ma bisogna anche mettersi nei panni di quei discendenti di popolazioni locali
che devono vedere tutti i giorni, nelle piazze centrali delle loro città, i simboli di un colonialismo che ha derubato o anche imprigionato e schiavizzato i loro antenati. Forse un compromesso ragionevole si trova a Budapest e si chiama Memento Park. Decine di statue, risalenti al periodo comunista, non erano più volute dalla popolazione. Sono state rimosse dalle piazze e dai luoghi pubblici. Ma, invece di distruggerle, si è deciso di conservarne la memoria, raccogliendole ed esponendole tutte in un parco dedicato al ricordo di quel periodo storico. Se ci dobbiamo confrontare con il colonialismo europeo, forse dovremmo fare qualcosa di simile. Rispettare e celebrare i progressi scientifici e tecnologici, ma non dimenticare mai qual era la spinta iniziale che li promosse, che era chiaramente il desiderio di conquistare nuove terre. E questo può essere il messaggio più importante che ci può lasciare ancora oggi il capitano James Cook. Si possono celebrare degli straordinari esploratori, ma non bisogna mai dimenticare quale sia stato per tante comunità native il risultato di quelle spedizioni.